Ciao ragazzi, questa è la prima volta che parlo sul mio canale YouTube. Prima parlava sempre Alfonso, mio figlio, con mia moglie, e questa volta ho deciso di parlare anch'io. Questa qua è una colonia di coleotteri delle tarme della farina e vi voglio far vedere quello che sto facendo oggi. Oggi è la giornata di pulizie, li ho già trasferiti in un altro contenitore. La colonia è abbastanza grande, è immensa. Questa polverina, in mezzo a questa polverina ci sono le uova e altri residui, tranne le feci, perché le feci vanno nel substrato. E niente, adesso vi spiego come li tengo io. Questa sono solamente i coleotteri, da come vedete, tutti i coleotteri. Non c'è neanche un verme perché io li tengo separati. Separo anche i vermi dalle pupe. Infatti ce l'ho in un altro contenitore, eccolo qua. In quest'altro contenitore dove quando le pupe si trasformano in coleotteri, vedete, tengo sti cartoni così si arrampicano. Questi qua marroncini sono fatti da ieri più o meno. Quello là più o meno bianco e marrone si è fatto da poco. Le altre pupe, qualcuna è morta pure, che non si è fatta. E poi li vado a mettere dentro. Eccoli qua. Vedete? Una volta fatto questo, vedete, dalle pupe nascono altri coleotteri. Quell'altro bianco che si è fatto da poco. Vedete? Si vanno direttamente a mettere dentro al nostro contenitore con i coleotteri più scuri, più marroni, più neri. E poi si fa questa operazione una volta ogni tanto. Vedete qualche pupa che si muove, qualche altro coleottero sta qua, si riesce a vedere. E questi hanno bisogno solamente di un po' di pane, così almeno si arrampicano sopra e iniziano pure a mangiare. E poi dopo si passa nella colonia più grande. Sono molto resistenti, sono facili da riprodurre e se li tenete in una, diciamo, temperatura adatta, tra i 28 e i 30 gradi, si riproducono a una velocità pazzesca. Però a questa temperatura muoiono anche. Adesso vi faccio vedere i vermi.